Ciao amici, benvenuti o bentornati sul canale. Oggi prepariamo un'altra ricetta super autunnale, infatti piove e fa freschino. Quindi cosa c'è di più rilassante che preparare insieme dei buonissimi dolcetti senza farina, burro e latte, perfetti anche per chi è intollerante al glutine. Quindi vi consiglio di non perdervela. Oggi prepariamo insieme questi magnifici dolcetti senza glutine, realizzati senza farina, senza burro e senza latte. Insomma, sono dei dolcetti perfetti per tutti, anche per chi è a dieta ma non vuole rinunciare ad un dolcino. Gli ingredienti che ci occorrono sono 280 g di mandorle, anche con la buccia, 50 g di zucchero, 2 uova, 8 g di lievito per dolci, una bustina di vanillina, dello zucchero a velo. Ora non ci resta che mettere le nostre mandorle in un tritatutto, aggiungiamo lo zucchero, il lievito e la vanillina e tritiamo bene il tutto finemente per qualche minuto. Ecco quindi le nostre polveri, le trasferiamo in una ciotola a cui andremo ad aggiungere le 2 uova. Ora con una spatola mescoliamo bene il tutto finché non otterremo un impasto che sarà bello molle e appiccicoso. Diciamo che la consistenza è giusta, in quanto poi dovrà restare attaccato all'impasto lo zucchero a velo. Lasciamo riposare l'impasto in frigo per una mezz'ora. Dopo che l'impasto ha riposato, formiamo delle palline della grandezza più o meno di una noce, le arrotoliamo con le mani. L'impasto risulta appiccicoso, ma come vi ho detto è giusto così, e le passiamo per bene nello zucchero a velo. Io ho fatto 2 passaggi perché dopo poco lo zucchero a velo tende ad asciugarsi. Disponiamo i nostri dolcetti su una placca da forno ricoperta da carta forno. Su ogni dolcetto disponiamo una mandorla premendo leggermente. Preriscaldiamo il forno a 180 gradi in modalità statica e inforniamo i nostri biscotti a forno già caldo per 20 minuti circa. Dopo circa 20 minuti i nostri biscotti sono pronti. Rimangono estremamente morbidi e friabili, ma sono veramente buonissimi e facilissimi da realizzare. Se la ricetta vi è piaciuta lasciate un bel like, iscrivetevi al canale e se non l'avete ancora fatto cliccate sulla campanella per ricevere tutte le notifiche dei miei prossimi video. E noi come sempre ci vediamo alla prossima!